Salve a tutti, friends dal vostro Super Curry. Eccoci qua, ragazzi. Oggi si torna a riprendere il discorso che abbiamo intrapreso ieri, però al contrario. Allora, ieri cosa abbiamo detto nel video? Quali sono le cose che assolutamente non rifarei sul canale dopo quasi un anno? Fra poco meno di un mese, ragazzi, sarà un anno che questo canale è nato. Chi mi dice il 27 aprile, chi mi dice il 23, comunque più o meno, diciamo, a fine aprile 2020 ho iniziato a dare tutto, a investire tutto quello che avevo di tempo e di risorse sul canale, ho iniziato a crescere il canale con l'arrivo dell'Ori Apex. Quindi, ragazzi, ieri abbiamo fatto la parte di tutte le cose che non rifarei. Ho detto non sono tutte, perché magari poi mi vengono in mente altre cose e in futuro ci faremo altri video, sia delle cose belle che delle cose brutte. Adesso ho stilato una lista di alcuni punti fondamentali, quindi delle cose che rifarei tutta la vita e che secondo me hanno avuto un impatto importante sul canale. Anche cose poco scontate che alla fin fine ho fatto pure un po' a casaccio e invece sono rivelate giuste. Allora, raga, prima di partire seguitemi sul canale Telegram delle offerte Amazon. Siete in tanti, state scrivendo sempre di più, stiamo facendo sempre risultati maggiori e state comprando tanto, perché le offerte che vi sto mettendo sono veramente ghiotte. Seguitemi sui miei social, canali Telegram, gruppi Telegram, ovunque, TikTok. Stiamo per arrivare a 3000 iscritti su TikTok da zero in meno di un anno, rendetevi conto voi. Quindi, raga, sto veramente andando su un po' in tutti i social. Allora, friends, partiamo. Mi sono dovuto preparare il fogliazzone perché purtroppo io mi scordo tutto quello che penso. Io se penso di fare una cosa, fra 3 minuti a cavallo me la sono scordata. Allora, raga, le cose che rifarei, ci sono tante cose che rifarei assolutamente. Devo dirvi che grazie a Dio, a parte pochi errori, in questo anno di canale ho fatto quasi tutte cose che mi sono riuscite bene. È una cosa inusuale perché tante volte nella vita ho fatto cazzate, cose che speravo potessero andare bene, poi non sono andate bene. Invece vi dico che sul canale la maggior parte delle scelte che ho fatto sono state buone e hanno premiato. La prima cosa che rifarei assolutamente, raga, eccolo qui: Ori Apex RWA. Allora, io ho comprato l'Ori Apex l'anno scorso aprile, sono stato un mese a cercare offerte, offertine, avevo pochi soldi, vi dico la verità. Avevo un budget inferiore alle 100 euro. L'Ori Apex a quel prezzo non si trovava, usato neanche c'era, e io l'ho usato sui volanti soprattutto, sono un po' sempre contrario. All'atto pratico, cosa è accaduto? La notte, guardando delle offerte, mi è uscito questo sito, mi sembra, Elettrocasa, una cosa del genere, dove c'era in offerta l'Ori Apex a 92 euro spedito. L'ho preso. Raga, appena arrivato l'Ori Apex, vedete il video dell'unboxing, là è iniziata tutta la trafila di miglioramento del canale. Ho iniziato a fare video migliori, ho iniziato a studiare. Ho visto che l'Ori Apex era un volante economico, ma che era seguito. Effettivamente, grazie all'Ori Apex abbiamo fatto recensioni, video, gare, tutte belle, tutte seguite. Ci siamo cimentati nelle competizioni, abbiamo sconfitto gente con volanti 10 volte più costosi, gente che mi prendeva in giro, ma quello è un giocattolo, che ci fai? Cioè, mi vergognerei a correre con quello. Come ieri mi hanno detto, ma l'Ori Apex non si può sentire. No, raga, l'Ori Apex si può sentire come? Perché per 90-100 euro un volante con i controcavoli, che ti permette con un po' di pratica di fare cose che fa gente con volanti nettamente più costosi. Quindi Ori Apex tutta la vita. Mi ha fatto crescere il canale, mi ha dato la possibilità di giocare per la prima volta continuativamente con un volante. Quindi questa per me è una situazione incredibile e lo ringrazierò sempre. Ecco perché non l'ho venduto, ecco perché ci continuo a portare video e ci faremo anche altre live, raga, perché per me è un volante eccezionale. Non è vera la cazzata, con pochi soldi di più i volanti tipo il T150, raga, lo state vedendo, costano 200 euro, quindi ben venga l'Ori Apex, io lo continuo a consigliare. Soprattutto non c'è stata una persona nei mesi a cui ho consigliato l'Ori Apex che poi mi ha scritto non mi trovo soddisfatto di quello che metto. Tutti sono rimasti contenti e soddisfatti, raga, e io sono contentissimo di questa cosa. Quindi Ori Apex tutta la vita. Fatemi vedere. Allora, Twitch. Raga, l'iscrizione su Twitch è avvenuta grazie a mio cugino, che lo ringrazio. Alessandro mi sta dando una mano sempre su tutti gli argomenti che sto portando. Lui mi disse: Corrado, sai che c'è Twitch, questo canale dove puoi fare le live dedicato? Io dissi no, che ne sapevo, raga. Questo stiamo parlando prima all'inizio dell'estate. Mi fece fare l'iscrizione, iniziai a fare le prime live su Twitch, non mi seguiva nessuno, friends.
Eravamo io, Marzo, ieri ha scritto Max Fontana, mi ricordo anche io, eravamo 3-4 persone. All'atto pratico, raga, però io sapevo che avevo un potenziale. Ho iniziato a fare delle trasmissioni sempre più belle e sempre più seguite. L'apice l'abbiamo toccato quando ho fatto i campionati, perché là veramente mi avete seguiti in tanti. Ricordo l'ultima gara di Formula 1, l'hanno seguito in 130-140 persone. Si sono alternate a seguire la gara, raga, è stato pazzesco per me, incredibile. E nel totale erano oltre 300 le persone che l'hanno seguito anche in differita. Quindi, raga, ho capito che Twitch ha un enorme potenziale. Certamente adesso un po' il format l'abbiamo un po' lasciato a sé. Abbiamo proposto sempre le stesse cose. Adesso tornano i campionati e questa sera appunto ci saranno il test e la gara test a Silverstone con la F1 Championship, con cui Italy Championship, con cui intraprenderemo questo campionato. Quindi, raga, ci divertiremo. E vi dico che torneranno anche le competizioni su Twitch, perché ho visto che sono sempre andate molto bene. Perciò, ben venga la mia iscrizione su Twitch, sono contento e spero che nei mesi e negli anni prossimi riuscirò a crescere bene anche là. Abbiamo fatto delle live parlate su YouTube e su Twitch che sono andate molto bene. Abbiamo seguito eventi in diretta come l'Europa League, la Formula 1. Quindi, raga, io penso che il discorso Twitch è un discorso che può crescere sempre di più e sono contentissimo di averlo fatto. Assetto corsa competizione, raga. Io sono sincero, non devo fare il fenomeno, non mi devo dare meriti che non ho. L'anno scorso, mi sembra, fine aprile, inizio maggio, quando il canale già iniziava a crescere anche a dismisura, direi, per come era prima, stava per uscire Assetto corsa competizione su console e molti mi dicevate: ma Corra, lo prendi? Io dicevo: no, non lo prendo, raga, non lo prendo. Non è un gioco che mi ispira, perché solo le GT3, poche gare. Raga, all'atto pratico, poi non lo so, mi venne un'intuizione e dissi: no, dai, me lo prendo, su. Ne parlano in troppi, qualcosa di positivo deve avere questo gioco. Raga, io volevo tenere i soldi da parte per prendere altri tipi di titoli, perché avevo preso MotoGP20, a luglio usciva Formula 1, quindi erano tanti soldi. Sapevo di prendere la Michael Schumacher Edition a 80 euro. Raga, devo dare ragione a tutti coloro che me l'hanno consigliato e li ringrazio ancora, perché appena l'ho visto Assetto corsa competizione, a prescindere dalla veste estetica che mi ha deluso un po', mi ha dato sensazioni e una gioia unica da giocarlo. L'ho giocato da pazzi, sia con l'Ori Apex che col T150, c'è stato un feeling immediato. Voi vedete, io anche la sera quando entro nelle lobby sono sempre competitivo, sono sempre nelle prime posizioni, perché proprio c'è un feeling incredibile con questo gioco. Abbiamo partecipato a gare e campionati ottenendo sempre risultati di rilievo. È stato un gioco che ha fatto un boom di ascolti, poi se n'era calato, però ragazzi sono riuscito a reinventarlo, a riportarlo in auge. Adesso abbiamo due campionati su YouTube, facciamo un campionato su PS4, uno su PS5, uno con l'Ori, uno col T150. E devo dire che anche con i miglioramenti, con le patch, anche con il fatto che retrocompatibilità su PS5 è uno spettacolo anche esteticamente, raga, penso che Assetto corsa competizione sia stato il gioco migliore che abbia comprato di tutti quelli che sono usciti. Sono contentissimo di averlo portato, vi ripeto, e ringrazio chi me l'ha consigliato, perché è stata veramente un'ottima intuizione e lo ricomprerei tutta la vita. TikTok, raga, TikTok, ma come ci potrei mettere anche Instagram? Io effettivamente fino a un anno fa non avevo un account specifico per Supercorris The Gamer su Instagram, e l'ho aperto da poco, saranno 7-8 mesi. E poi ho iniziato a vedere i social emergenti, ho visto questo TikTok. Raga, a me TikTok non mi piace, vi dico la verità, perché ci sono troppe minchiate, troppe cose assurde. Quando ci entro non guardo mai quello che fanno gli altri, perché il 90% è immondizia. Però dissi: sai che mo ci provo a entrare anch'io su TikTok. Mi sono registrato, ho iniziato a mettere i vari spezzoni delle gare che facevo, dei gameplay. Raga, in meno di un anno sono arrivato alla soglia dei 3.000 iscritti. Abbondano i video che hanno avuto varie migliaia di visualizzazioni. Gli ultimi li avete visti negli ultimi giorni. Chi va a controllare, c'è stato il video di MotoGP a Barcellona, ne ho messi 3, hanno tutti ottenuto oltre i 1.000 iscritti, e uno addirittura quasi 16.000 iscritti, visualizzazioni, scusate. E tanti mi hanno scritto, quando si sono poi palesati sul canale YouTube, mi hanno detto: Corrai, mi sono iscritto qua perché t'ho visto su TikTok. Quindi, comunque è stata un'intuizione, perché potevo pure snobbarlo come social. Ho capito che poteva essere importante, mi sono iscritto e mi ha portato tanto, tanto seguito anche su YouTube.
senza tralasciare Instagram, che è un canale che si sapeva, dove sono cresciuto tantissimo e continuo a crescere tutti i giorni, dove comunque partecipate in tanti anche al canale, mi fa tanta pubblicità. Quindi raga, ben vengano questi social e sono contentissimo di essermi iscritto e lo rifarei. TikTok special. Allora raga, connotazione racing. Ieri dicevo, tra le cose che probabilmente non rifarei è dare questa forte connotazione racing, ma è anche tra le cose che rifarei, perché chi segue il mio canale sa la mia enorme passione per la guida, per i giochi racing a due e quattro ruote, sa quanto amo questo genere. Ho portato praticamente il 99,9% dei giochi in questo ambito. Ho preso anche giochi vecchi e la soddisfazione è stato far avere successo anche a giochi come Assetto Corsa, che c'ha tantissimi anni, e io l'ho portato sia in salsa PS4 sia in salsa PS5, ha avuto un enorme successo sul mio canale. Project Car 2, giochi raga che già erano un po' andati, Dirt Rally l'abbiamo riportati, è stato fantastico, gli ho dato nuova linfa. Quindi ben venga la connotazione racing, perché io raga, tra la forse la passione più grande che ho è proprio il motorsport, il racing game. Quindi ragazzi, sono unite queste due passioni e ho dato una connotazione ben precisa al canale, che rimarrà sempre, perché non è che in futuro, se usciranno GTA 6, giochi molto belli anche sparatutto, di ruolo, e io li vorrò portare, non è che andranno a togliere visibilità o tempo ai giochi che stiamo portando a racing. Raga, il racing game sarà sempre la priorità del canale, quindi non vi preoccupate minimamente. E sono davvero contento di aver fatto questa scelta, perché all'inizio avrei potuto fare un po' una zuppa di racing game, avventura, e non sarebbe andato bene il canale. Partire con una connotazione racing mi ha fatto salire nettamente più velocemente, a parte i giochi tipo Fortnite e Minecraft che non porterò mai, mi ha fatto salire molto, raga, mi sono divertito e sono contento di aver preso questa scelta. Video parlati, raga, io fino a, diciamo, prima di Natale non facevo video parlati. Non avevo capito quanto erano importanti video come questo. Ed invece poi l'ho iniziato a fare e devo dire che sono veramente orgoglioso di averlo fatto. Perché i video parlati, raga, che sia una classifica, che sia un'opinione, che sia una breaking news, che sia un commentare un evento, riscuotono un enorme successo. Mi danno la possibilità di esternare parlando con voi quello che penso, quello che amo, quali sono i miei gusti. Vi dà la possibilità a voi di commentare, poi di discutere di quello che si dice. Quindi i video parlati sono veramente una figata, ragazzi, e rimarranno sempre una parte importante del mio canale che non tralascerò più. Ci sono youtuber che non li fanno, youtuber famosi come Nu, e questa cosa mi fa storcere il naso. Ci sono youtuber come Falconero che io apprezzo proprio perché fa questi video parlati. Non ci sono montaggi folgoranti, non c'è nulla di particolare, si parla. E infatti vedete che ultimamente non sto mettendo neanche quei montaggi, tutte quelle scritte, perché sono inutili, raga. La base è parlare e dire cose importanti e che possono comunque creare un dibattito. Quindi ben vengano i video parlati, raga, e ci saranno sempre sul mio canale e sono contento che vi stanno piacendo. Acquisto della PS5. Beh, raga, come fare a non dire che l'acquisto della PS5 sia stata una delle cose più buone che io abbia mai fatto? Dovete pensare che io ho fatto 10 mesi di canale inseguendo, giocando con una console PS4 palesemente inferiore ai sistemi PC e console più potenti che avevano gli altri, e quindi perdendo sempre qualcosa dal punto di vista della qualità dei video e della grafica. Per quanto io non rimpiango questo, anzi sono orgoglioso di averlo fatto. Ci continuo a giocare e continuo a portare i video di PS4, quindi... Però raga, chiaramente per arrivare ai massimi livelli bisogna fare qualcosa che fanno anche i migliori, e quindi aumentare la qualità. PS5 non l'ho presa all'uscita, ho preferito fare altre cose più necessarie in quel momento, poi mi sono buttato a capofitto e l'ho presa. In un mesetto che ce l'ho neanche, già sono molteplici video che hanno superato il migliaio di visualizzazioni, quindi c'è stato un salto di qualità evidente sia negli ascolti, sia nella qualità video, perché voi vedete che ogni gioco che stiamo portando, raga, lo vedete in 1080, in 60 fps granitici, con una grafica migliore. Quindi come fare a biasimare il fatto dell'acquisto di una PS5, per quanto io l'abbia pagata 100 euro di più, ma i risultati stanno arrivando in maniera fragorosa. Quindi raga, la ricomprerei mille volte. Mi ha permesso di riportarmi allo stesso livello dei migliori,
Perciò, raga, ha tante qualità come giochi in retrocompatibilità migliorati, giochi nuovi che sono spettacolari, tempi di caricamento quasi azzerati, quindi, raga, lo rifarei mille e mille volte. Quindi, ben venga l'acquisto della PS5, un'altra di quelle cose che mi rendo orgoglioso di come sto gestendo il canale. Allora, raga, fare gare e partecipare a campionati. Per quanto mi abbia anche creato problemi questa cosa, mi ha anche creato un pubblico enorme. Tanti mi hanno iniziato a seguire vedendomi nelle gare, tanti mi hanno, diciamo, vantato e mi sono complimentati con me, perché comunque quando a tante persone ho detto che gareggiavo proprio con i concorrenti che avevo in gara, con un volante come Lori Apex, con una connessione internet dal telefonino, con pochissimo allenamento, la gente è rimasta scioccata. Ha detto: impossibile, non è possibile che tu ti cimenti nelle gare in questo modo. Invece è vero, raga. Grazie a Dio un minimo di talento, un minimo di conoscenza della pista in tanti giochi ce l'ho, e mi ha dato questa possibilità. Mi ha fatto conoscere tanta bella gente, le gare anche purtroppo gente mala che ho eliminato subito. Però lo rifarei, sono state bellissime emozioni. Siamo stati delle serate intere a fare gare incredibili dove voi mi sostenevate. Perciò, raga, torneranno, ve l'avevo già detto, sta per tornare la Formula 1. E appena troveremo un campionato adeguato, raga, tornerà anche Assetto Corsa Competizione. Quindi torneranno le gare, sono contentissimo di averle fatte e saranno parte dei progetti futuri di Supercorris. Ho anche realizzato un video dove ve lo dicevo che torneranno le gare, ma solo se ci sarà veramente un'occasione ghiotta. Raga, vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi video del vostro Supercorris e spero che vi sia piaciuto. Ciao, vaglio! Whoa!